Benvenuti in spiaggia! So cosa state pensando. Io la conosco la spiaggia, che ci sarà mai di tanto interessante da scoprire? Beh, intanto scoprirete che la spiaggia è più grande di quanto si pensa. La spiaggia è comunemente il luogo che associamo alle vacanze. Andiamo in spiaggia e ci sdraiamo a prendere il sole. In spiaggia piantiamo l'ombrellone e giochiamo a pallone. Ma sapete dove inizia la spiaggia? Dove mettiamo il piede per la prima volta nella sabbia? E dove finisce? Dove entriamo in acqua? Beh, non è proprio così, perché la spiaggia è molto più grande di quello che sembra. Fanno parte della spiaggia, ad esempio, queste bellissime montagne di sabbia, le dune, e fanno parte della spiaggia anche la riva e buona parte della sabbia al di sotto del mare, la cosiddetta spiaggia sommersa. Spiaggia emersa e spiaggia sommersa sono un unico insieme e scoprirete che... La spiaggia si muove. Anche se non ve ne siete mai accorti, la spiaggia è in continuo movimento e cambia continuamente forma grazie all'azione delle onde, delle correnti e del vento che spostano e modellano i piccoli granelli di sabbia. Lo direste mai voi che... La spiaggia è piena di vita. Anche se la spiaggia sembra un posto deserto, in realtà è un ambiente pieno di vita, ricco di animali e piante che vivono sopra e dentro la sabbia, dentro e fuori dall'acqua. Lo scopriremo insieme, così come impareremo che... La spiaggia è una grande risorsa. Pensateci, vivere vicino al mare e poter accedere alle sue infinite risorse è sempre stato importante per l'uomo e per lo sviluppo della nostra società. Lungo la costa il clima è mite, gli spazi sono ampi e questo ha favorito e favorisce tuttora lo sviluppo di centri abitati e il fiorire di tante attività di diversa natura come il turismo, la balneazione, la pesca e il commercio. Purtroppo, quando l'uomo ci mette lo zampino, spesso crea qualche problema ed è per questo che oggi... La spiaggia è un ecosistema fragile e a rischio. Sfortunatamente, molte di queste attività creano seri problemi all'ambiente costiero. Insieme scopriremo quali sono i principali problemi che affliggono le nostre bellissime e preziose spiagge. Ma non disperate, c'è una buona notizia. Tutti possiamo fare qualcosa per proteggere la spiaggia e i suoi abitanti. Basta sapere cosa fare e come farlo. Eccoci qui, saremo noi ad accompagnarvi alla scoperta di questo splendido ecosistema, dell'ecosistema spiaggia. Siamo biologhe e geologhe e lavoriamo per l'ISPRA, l'istituto che in Italia si occupa della protezione e della ricerca in campo ambientale.